Buongiorno amici, ciao a tutti. La rasatura settimanale, perché quest'oggi sono in ferie e allora devo sbrigare un po' di cose. E allora mi faccio una rasatura con voi, eh? Contenti? Ma io sì. Bah, vediamo un po'. Di darci un po' di prebarba con l'olio di argan. Oggi maglia sportiva, eh. Maglia sportiva, anche se qui a Milano il tempo è tiranno, eh? Olio di argan, questo di The Body Source. The Body Sweetness, cari amici. Ah, un po' di prevaro. Ma sì, una rasatura settimanale. Tra l'altro quotidiana, quindi non c'è molto da tirare via oggi, anche perché con l'uso poi di R41 o comunque di altri open comb, la rasatura è piuttosto profonda e non c'è molto da levare poi durante il quotidiano. E vi faccio ridere un po' con questa maglia qui. Parker 96R, TTO, quello a farfalla, lo ricordate? Che avevo utilizzato, ma alla fine mi piace come è fatto, come è conformato, come radere, perché non è facile anche radere, utilizzarlo. Falcon Carbon Steel, Falcon di Treat, la meta. Adesso proviamo. E ProRaso Blu, non so se l'ho mai provata, mi sarò perso qualcosa probabilmente. Allora, intanto armo il 96R. Ed è armato. Siete poco? Ma non è male. E vediamo questa ProRaso blu, eh? Vediamo un po'. Questa era quella che sapeva di. Ah no, aloe e vitamina E. Era quell'altra, era la rossa che sapeva di liquirizia. Boh, no, forse questa. Ma io non sono tanto esperto di ProRaso, perché la uso poco. La uso poco, però vabbè, non mi ci trovo male. E per professionisti, io sono neofita e quindi devo usare creme che sono più facili da utilizzare, no? ProRaso, ProRaso, lo dice la parola, pro. Io dovrei usare la NeoRaso. ProRaso, perché non fai la NeoRaso? Per i neofiti. Oh, ecco qua. ProRaso, blu. Buona però. Il profumo non è mica male, eh. Stiamo entrando nel ciuffo di questo Semog 820. Peraltro è ancora duro perché non l'ho. Siccome non sapevo se fare la barba o meno stamattina, però andare in giro con la barba poi mi dà un po' fastidio. Certo, non mi metto la maglia da calcio per uscire, eh.
Insomma, 45 anni. Vediamo un po' di far schiumare questo Semog. Mazza, manco la ciotola ho usato per un semimontaggio. Diretta in viso proprio. Vabbè. Il profumo non è mica male, di questo Proraso. Ragazzi, ho un sacco di cose da fare oggi, tra l'altro, sono ferie, non tanto di riposo, vediamo un po', vediamo questa Proraso come si comporta questo Parker 96R e la Trit Falcon. Devo dire che la lametta si sente, eh? Sì, si sente proprio questa lama. Mazza, per levare sto stucco, eh? Ah sì, ma a me piace così, eh.
Poi c'è il solito punto del collo a destra. Poi cemento puro, eh? Cemento puro però la barba viene via bene, non è che viene lasciata al caso. Sì, questo 96R all'inizio non mi piaceva, eh. Invece è bello aggressivo, eh. Cioè, bello aggressivo, si sente. Non è facile da usare il 96R. Allora. Prima passata non male, addirittura qualche punto rosso perché io ci vado pesante con la mano e questa Tritt Falcon non perdona mica. Ma nonostante tutto io sono molto contento di questa prima passata con 96R, Parker 96R. Raso blu, pro raso blu, che fa niente se mi si secca in dito, voi metteteci più acqua, a me piace dura la crema. Crema dura. Bene. Adesso vediamo questo passaggio in obliquo. Sì, si sente proprio questa lama, eh.
Satrit Carbon, cioè non Carbon, scusate, Falcon. Accidenti se tagliano. Le avevo provate però, forse in forma privata. Radono di brutto, sì. Poi la pesantezza di Parker 96 ci fa sentire. Addirittura ho quasi il viso liscio. La passata di contropelo è quasi un optional. Diventa un optional. Ma la ProRaso non l'ho vista seccarsi in prima passata, ma ragazzi, ho fatto un passaggio, un montaggio in viso a cemento praticamente. Quindi non mi posso certo lamentare di questa crema messa a durissima prova. Vabbè, a cemento, chiaro. Però a me piace così. Sento dei sentori, bah, di alcol nella crema, boh, vagamente. Ma tipo dopo barba. Vai, energizziamo un po' il viso. Non è male questo Parker 96R. Adesso mi piace addirittura, eh? Non mi piaceva all'inizio. Ho avuto dei grossi problemi con Parker 96R, ma adesso diventa un rasoio che è veramente, tra l'altro, molto pesante, molto scalibrato anche, perché comunque ha un manico molto pesante ed è difficile trovare un bilanciamento durante l'utilizzo, però ragazzi è potente, potente come anche questa Falcon. Bisogna andare con mano leggera, perché qua. Ah,
appena si calca, si sente subito la lama scavare. Però il viso risulta liscio, poi non si è calcati. Con questo rasoio intendo. Il fatto che la lama non sia così esposta tende a far premere leggermente, no? E invece poi, cioè, bisogna avere una maggiore sensibilità nell'utilizzo perché appena si preme un attimo di più, questo abbinamento proprio non perdona, eh. Ecco qua. Viso liscio con Parker 96R e Trip Falcon. Rasatura confortevole, senza irritazioni, profondità di taglio veramente spiccata per questo 96R, soprattutto perché è un TTO, però c'è cioè un rasoio a farfalla, un twist open, che però è parecchio. Parecchio, come si dice? Non mi vengono le parole. È piuttosto profonda la rasatura con questo rasoio. Come dicevo, però, una lieve tolleranza tra il momento di pressione e quello di fermarsi.
Perché la lama esce veramente poco dal pettine, quindi è poco esposta, però quel poco deve essere catturato dalla vostra mano per trasferire in viso la potenza di rasatura. Perché è un po' bastardello questo 96R. E radia a fondo, però appena si preme di più con una lama performante, si fa qualche piccolo taglietto, però va da poco, però è molto potente. Alfa Cypress, il dopo barba, aftershave di provenienza ceca, per questo aftershave, dalle note talcate, molto forti. Molto più talcate, ma non come Floyd. Floyd è più dolce, questo risulta proprio secco, aspro. Cypress. Vecchio, vecchio stampo questo dopobarba. Repubblica Ceca. Tra l'altro è uno dei primi, una prima linea che avevo acquistato, che poi sto utilizzando, ma ha una marcata fragranza retro, molto rude come dopobarba. E non è male, non è male per chi ama la rasatura tradizionale. Oh, sono proprio contento di questo 96R, guardate che roba. Questa è una rasatura quotidiana, che tra l'altro la pelle è molto elastica, grazie forse anche all'utilizzo di questa Proraso Blu. Bah, non è male, devo dire, non è male, e ha vitamina E, ecco perché risulta più elastica, quindi la pelle un po' si è trasferita. Ma sono contento, spero che vi sia piaciuta come rasatura, e vediamo una crema Nivea Men, una crema un po' idratante, un po' tanto perché è una grassa. Beh, contento di questa rasatura, cari amici. Io vi lascio alla vostra giornata che avrete già iniziato. Dimenticavo una cosa su queste Treat Falcon, che la linea Treat è sempre piuttosto performante. Questa linea pakistana di lame non lascia nulla al caso, ogni suo prodotto rade in profondità, ed è una linea che non lascerò assolutamente mai, perché è veramente forte, veramente performante, e non è adatta a rasature in prima passata e basta. Lei non si ferma alla prima passata, a meno che non vogliate una barba non fatta male. Però lei desidera andare in profondità, come avete visto anche con questo Parker 96R, e ci riesce molto bene. Benissimo, cari amici, un grosso saluto da Mauro, dal canale della Rasatura del Neofita. Ciao e a presto per un nuovo video. Buona giornata!